Che palle, ragazzi. Ma dov'è finito? Ogni volta così. Ragazzi, dai che facciamo una provettina e poi non si presenta. Sempre così. Madonna, eppure Michael Jackson. E ci scommetto, sarà appena arrivato a casa e non saprà come dire alla belva che deve venire qui. Come sempre. Sì, ma ragazzi, c'ha 40 anni. C'ha 40 anni e ha ancora paura della moglie. È messo male, quindi dobbiamo dargli una mano. Comunque, con una moglie come la sua, sarei terrorizzato pure io. Provo a mandargli un messaggio, dai. Dai, vediamo se risponde, no? Az, l'appuntamento con i ragazzi. E adesso chi lo dice la belva? Amore! Amore, un c***o, dov'eri finora? Ero sul lavoro, ho fatto gli straordinari oggi. Ma quali straordinari? Fermo lì. Sono figo, vero amore? No, fai schifo. Però quello è il posto giusto per te. Che cazzo fai? Scusa amore, volevo fare una cosa prima di uscire. Uscire dove? Scommetto che vai con i tuoi amichetti lì con i miei culi infranti. Cuori infranti. Cazzo fai, mi correggi anche? Ma levati dalle palle, va. Piuttosto fai qualcosa di utile. Porta la spesa a mia mamma. Ok amore, che bello averti sposato, grazie. Vado. Oh, non dimentichi qualcosa? Bacio! La spesa! Oh, questo non si presenta. Vai, cominciamo a suonare. Bacio! Io ti voglio bene per quello che mi dai. Tu non mi dai niente, quindi fai la proporzione, il risultato avrai. Ti ho sposato magra, graziosa ed ora sei diventata larga ed odiosa più che mai. Chi comanda tra noi è chiaro, amor, sei tu. Ma smetti di picchiarmi perché non ne posso più. Con le tue proibizioni amici più non ho. E senza le continue lamentele sui miei come vivere potrei. Il tuo raffreddore mi colpa pure me. L'importante amore è che gli odori ora tu non senti bene, perché la tua cucina ormai satura di gas. L'ho lasciata aperta stamattina, colpa della mia memoria del gas. Ora accendi la tua sigarettina, caro Dio. Mi mancherai.